Eccoci ragazzi, arrivati al CONI che vedete alle mie spalle. Tra pochissimo arriverà il nuovo giocatore dell'Inter, Marcus Thuram. Io non vedo l'ora di accoglierlo, un po' come ho sempre fatto, come avete già visto in diversi video negli scorsi anni, per dargli un po' il benvenuto, raccontare anche un po' le emozioni, vivere insieme il suo primo giorno, quindi Thuram Day, che è partito naturalmente come sempre da Linate, dove generalmente atterrano in mattinata, per poi spostarsi inizialmente all'Humanitas di Rozzano, dove svolge la prima parte delle visite mediche, per poi concluderle proprio qui al CONI, che lo sta attendendo appunto per ultimare, diciamo, visite mediche. Operazione da praticamente parametro zero, percepirà all'incirca 6 milioni di euro a stagione per 5 anni, quindi questi sono i termini contrattuali per portarlo a Milano. E che dire, a mio modo di vedere è un'operazione secondo me molto molto interessante. Non percepisce uno stipendio comunque basso, assolutamente, e anche questo è uno dei motivi per il quale i giocatori svincolati vanno anche un po' in un certo senso incentivati ad accettare. Si può far leva, diciamo, solo su questo aspetto qua, però arriva in una piazza secondo me importantissima. Per lui potrebbe essere il trampolino di lancio appunto per dare quello switch alla carriera che ancora forse non ha avuto. È un giocatore secondo me già pronto, che arriva da una realtà come quella del Borussia Mönchengladbach, che tutto sommato ha avuto qualche esperienza europea, tra l'altro anche proprio contro l'Inter ai gironi di Champions nelle passate stagioni, però forse meritava in un certo senso un palcoscenico migliore come giocatore, e forse avrà proprio l'occasione all'Inter per dimostrarlo. Io come sempre incrocio le dita e lo spero, anche perché è un giocatore sul quale punto tanto e secondo me può far bene. Tra l'altro, giocatore che abbiamo strappato anche nelle ultime ore decisive del mercato, diciamo così, di giugno, ai cugini del Milan, quindi vedremo, sarà un doppio banco di prova per lui, anche per capire se è stata una scelta corretta quella di approdare all'Inter e non al Milan. Speriamo. Che dire, un giocatore secondo me molto valido, anche per le caratteristiche tecniche e tattiche che ha. È un giocatore che forse mancava all'Inter, perché in tantissimi spesso abbiamo recriminato questa cosa, che mancasse all'interno della formazione un giocatore che saltasse l'uomo, che provi in un certo senso a creare superiorità numerica, anche in contropiede a dire la sua, e forse è lui il profilo giusto. Non è un vero e proprio attaccante a mio modo di vedere, è più una seconda punta che potrebbe sicuramente amalgamarsi molto bene con tutto il roster di attaccanti della nostra squadra. Quindi che dire, a mio modo di vedere l'idea tecnica e tattica del giocatore è valida. Quindi aspettiamo soltanto di vederlo in campo e all'opera, e vediamo cosa riesce a combinare il nostro Marcus, che tra poco, vi ricordo, arriverà, e io vi riprenderò di tutto il possibile nella speranza che entri dall'ingresso principale e non da quello esterno. Se non dovesse entrare dall'ingresso, potrebbe affacciarsi e quindi rendere, diciamo, anche un po' saluti così ai tifosi, ai giornalisti comunque che sono qui un po' come me per raccontare tutto il suo giorno dedicato appunto a lui. Quindi vedremo ragazzi. Intanto vi saluto, attendiamo perché è ancora un po' presto il giocatore, e ci vediamo dopo. Ci siamo quasi ragazzi, allora l'iter dovrebbe essere questo: lui dovrebbe arrivare probabilmente da questa strada qua in macchina, entrare dalla parte, diciamo, posteriore, diciamo dal secondo ingresso. Però riusciranno, prima di fargli fare effettivamente la visita, riusciranno a farlo uscire un po' proprio qua all'ingresso, per fare comunque dei saluti, far fare le foto e comunque i servizi a tutti i giornalisti. Quindi riuscirò a inquadrarlo davanti, proprio in primo piano, perfetto. Quindi attendiamo soltanto che arrivi, l'attesa è quasi finita, e adesso vi lascio alle immagini. Ecco, è arrivata la macchina. Bene. Quindi lo facciamo vedere, si apre la porta, ecco, Marco, diamo un saluto, lasciare qua l'ordinanza per questo primo appuntamento dell'estate dell'Inter, che dunque con il mercato che entra nel vivo. Come avete visto ragazzi, ho ripreso il saluto di Marcus, che si è gentilmente concesso, diciamo, alle telecamere, ai fotografi, a qualche tifoso anche con dei selfie velocissimi. E che dire, io gli auguro in bocca al lupo, incrociamo le dita per la sua stagione, quindi
Vi aspetto, mi raccomando, continuate a seguire il canale, lasciate un mi piace, fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate di Turam e soprattutto ci vedremo poi con prossimi contenuti direttamente dal CONI nella occasione in cui arriveranno altri colpi di mercato e sicuramente nei prossimi giorni mi troverete ancora qui. Un bacio, un saluto da Dab e sempre Forza Inter. Ciao ragazzi!